problema. Lo dice molto bene, lo suggerisce molto bene. Io preferisco sempre, come ho detto, partire dall'arte, ma anche dai grandi Fausto di Goethe. Io considero Fausto di Goethe una sorta di Bibbia laica. Io sono laico. Sì. Ecco, leggo ogni giorno qualche verso del Fausto di Goethe, perché per me il Fausto di Goethe è come dire la Bibbia per un credente, no? E qual è la cosa che ci insegna Goethe? Goethe proprio nell'ultima parte del secondo Faust, a mezzanotte, le quattro donne grigie stanno davanti al palazzo reale di Faust. Tre si fermano perché hanno un timore reverenziale nei confronti. Solo una, la Sorghi, la cura, entra dal buco della serratura e lo sfida. E allora c'è questo dibattito veramente drammatico tra Faust e la cura. Perché Faust gli dice: io non sarò mai tuo, tu non potrai mai entrare dentro di me, vattene. E la demonizza, e lei in maniera perfida gli dice: ma sei sicuro che io, tu mi demonizzi tanto, poi vuoi cacciarmi, ma non sei sicuro che io già convivo con te, con solo una parte di se stesso? Ora c'è stato questo sociologo francese, Pierre Bourdieu, che ha stabilito questa raffinatissima interpretazione della cura goethiana. La cura goethiana è quell'aspetto che convive con ognuno di noi, e cioè sta ad indicare quella cedevolezza scivolosa nei confronti dell'etica, del rapporto con gli altri, cioè quel fondo, diciamo, di autoritarismo inconscio che ci predispone ad essere in qualche misura dominati da qualcuno, a rinunciare a noi stessi, ad essere dominati da qualcuno. Ecco, e lui dice: è molto semplice il passaggio dalla cura alla procura. La procura, sì. Io ho una figlia civilista, è un negozio giuridico, quel negozio giuridico nel quale io cedo le mie responsabilità, ovviamente, giuridiche, ad un altro. Ecco, la cura di Goethe è quella dimensione in cui io cedo la mia responsabilità etica inconsapevolmente, blandamente, languidamente agli altri. Ecco, è quello che avviene nella nostra società. Cioè questo dispotismo, la delega, questo dispotismo diffuso che noi viviamo in società, insomma, larvatamente democratiche, ma democratiche molto, molto, tra virgolette, perché si attua proprio questo processo. Cioè abbiamo, come dire, ci siamo deresponsabilizzati, abbiamo ceduto una parte, diciamo, cospicua della nostra libertà, della nostra responsabilità, non sappiamo più che fine abbia fatto, e come conviviamo, come dire, in maniera molto, molto dolce, molto soft con questo quello, e pian piano ci vogliamo sempre più in basso, sempre più regrediamo, ed abbiamo, come dire, c'è questa sorta di dispotismo diffuso e dolce, soft, che prende il sopravvento su tutti noi. Sappiamo di aver ceduto, questo è molto bello, e Fausto l'aveva capito, Goethe l'aveva capito. Ecco, convive con ogni uomo. Quando la cura dice a Fausto: tu mi demonizzi, ma io sono una parte di se stesso, cioè convive in ognuno di noi questo aspetto debole, capito? Questo aspetto compromissorio. Ecco, questo aspetto compromissorio.